La centrale SNAM avallata da governi centrale e locale di centrodestra. Il sindaco Anna Maria Casini non ci sta alle ricostruzioni di Forza Italia sulla vicenda SNAM e risponde alle accuse lanciate a lei e alla sua maggioranza. Su una vicenda così grave per la nostra città, spiega la Casini, come quella della centrale di compressione a gas e del metanodotto, Forza Italia oggi può solo buttare fumo negli occhi al fine di nascondere le sue gravi responsabilità sulla vicenda. Non ci scordiamo che all'epoca in cui Sulmona aveva 3 parlamentari del partito di Berlusconi, un governo regionale e provinciale e comunale di centrodestra, si sono assunti i principali provvedimenti che hanno condotto oggi a questa fase conclusiva del procedimento di autorizzazione della centrale di compressione SNAM, contro cui la sottoscritta sta apertamente lottando. E del 2011, continua il sindaco, il decreto di compatibilità ambientale assunto dal governo Berlusconi nella totale assenza di pareri della giunta regionale Chiodi, con una posizione della provincia, quella del Corvo, il vicepresidente Di Nino, che all'epoca dei fatti non parlava affatto dei ricorsi al TAR, ma timidamente portava in conferenza dei servizi il parere politico contrario dell'ente e quello più autorevole tecnico favorevole della struttura, ovvero della provincia. Per non parlare delle dichiarazioni dell'allora assessore comunale a ramo fortemente, apertamente a favore della realizzazione dell'opera, a fronte di ipotetici ristori per la città. Non ricordo all'epoca tanta agguerrita battaglia. E ora il nemico sarebbe l'amministrazione Casini e l'assessore Gerosolimo, che diabolicamente opererebbero mettendo insieme oscure trame e diaboliche alchimie su ASP e ipotetiche crisi di maggioranza. Benvenuti in campagna elettorale, tuona il sindaco, e poi l'affondo del primo cittadino. A Forza Italia, a tutti quelli che hanno palesato la voglia di tornare a nuove elezioni amministrative, come se negli ultimi 15 anni non si fosse votato abbastanza, rincara la Casini, invito a rendere note, se ne hanno, le loro grandi proposte risolutive sulle azioni concrete da intraprendere subito, finalizzate alla conclusione positiva dell'annosa questione.